Sì, stavo pensando io a quale titolo dovevo parlare, mi hai dato tu il destro. Parlo proprio come rappresentante della cittadinanza attiva e quindi voglio citare, perché è attualità di pochi giorni fa, quello che Papa Bergoglio ha detto andando a visitare Lampedusa. A Lampedusa non è andato per comprare ville. Non è andato a dire promesse vane, è andato a dare un messaggio che è proprio tipico della cittadinanza attiva e deve essere la cittadinanza attiva a raccogliere il messaggio papale. Ha detto di fronte a un mondo dove c'è la globalizzazione dell'indifferenza, noi non dobbiamo parlare del vicino che soffre come della persona, oh poverino, che gli è capitato, ma dobbiamo immedesimarci nella sua posizione e fare di tutto per risolvere i suoi problemi. Ecco un po' la cittadinanza attiva, quello che deve fare. E in effetti la cittadinanza attiva in questo anno di attività, dalla fine della festa del mare dell'anno passato a oggi, ne ha fatta di strada. Logicamente la cittadinanza attiva ha avuto come interlocutore le istituzioni, qui sono rappresentate le istituzioni. La cittadinanza attiva non si pone come in una posizione critica nei confronti delle istituzioni, ma vuole dare una mano di aiuto alle istituzioni perché vengano risolti i problemi della nostra società. E abbiamo fatto che cosa? Abbiamo fatto per esempio i forum degli interessi convergenti Reggio Messina che sono serviti proprio a fare quel volume. Abbiamo fatto il portale per quanto riguarda la cittadinanza attiva, il cittadino che deve inserirsi nei processi, nell'evoluzione normativa, giuridica, organizzativa della nostra società. Vedo con piacere il titolo di questi seminari Unimed, che sono proprio impostati sul tema della cittadinanza attiva. E allora la cittadinanza attiva si è interessata anche assieme a Demetrio Cara nell'organizzare, di mettere in rete questi 8 stretti dell'Europa, sono 14, ben 14 autorità che si interessano del futuro del Mediterraneo. E allora il futuro del Mediterraneo, io finisco così come ho cominciato. Se la cittadinanza attiva recepisce il messaggio più alto, che è quello di lavorare non nel proprio interesse, perché oggi, fino ad oggi il Mediterraneo è stato attraversato da guerre, soprattutto perché si è inseguito l'interesse singolo, l'interesse di gruppi, l'interesse delle nazioni che hanno voluto sfruttare i paesi rivieraschi. E allora, se noi riusciamo a recepire questo messaggio alto di Papa Bergoglio di non creare l'indifferenza, noi vogliamo invece fare nostri i problemi del bacino del Mediterraneo, della riva nord e della riva sud, allora la cittadinanza attiva avrà raggiunto un obiettivo molto importante.